sapete come va a finire. Non vi devo neanche... Oh, di nuovo! Stavolta non ho paura di te, so perché... Ah! Oddio! Pronto? Prova. 1, 2, 3. Pronto? Prova. 1, 2, 3. Darkstone Digital. Mai sentito. Oh, un teschio. Che paura, i teschi. This game contain... Vabbè, inglese, deficiente. Questo gioco contiene effetti visivi e rumori molto forti. Per favore, giocare con attenzione. Perché? Se non gioco con attenzione, che cosa succede, eh? Mi viene un attacco epilettico se non faccio attenzione mentre gioco? Eh? Mi stai minacciando? Sei un paraculi, Frank, sei un paraculi. Vergognati. A parte che chi soffre di attacchi epilettici, dubito che giocherebbe mai a giochi del genere. Ok, sono già in difficoltà. The Mortuary Assistant. Come cazzo la traduco sta roba? Il becchino? Il becchino? Il necroforo? Forse è necroforo, sapete? Mi pare sia necroforo la parola giusta. Comunque, sarebbe quello che lavora all'obitorio. L'assistente di quello che lavora all'obitorio. Titolo perfetto per un videogioco horror. Infatti, se io tradurrò questo gioco, lo chiamerò proprio così. L'assistente di quello che gioca di quello che lavora all'obitorio. È un titolo perfetto per un gioco horror. Volete negarlo? Fatemelo sapere nei commenti. Voi come lo chiamereste un gioco così? Comunque, questo è una demo. Ma intanto facciamo la intro. Ehi, hey, gente, questo è Vio. Vi do il benvenuto con questo nuovissimo videogioco. Nuovissimo in realtà no, perché come ho detto è la demo di questo videogioco. Deve ancora uscire, il gioco uscirà il 2 agosto, però voglio farvi vedere almeno la demo di che cosa ci aspetta. Sicuramente lo comprerò, ho visto le recensioni e fa paura, horror psicologico intenso. Poi ho visto un paio di film basati su questa roba e quindi sono abbastanza paranoico di mio su questo, su questo lavorare all'obitorio. Vediamo, opzioni, qualità ultra non è quello che mi interessa, volevo abbassare un po' il volume per evitare di essere stuprato almeno acusticamente da questa roba. Mettiamo i sottotitoli, Lux Sensitivity probabilmente la cambierò, no? Non mi fai cambiare l'audio, no? È per questo che mi hai avvertito dei rumori forti, perché non mi fai cambiare l'audio, brutto bastardo. E cioè, io sono convinto che verrò stuprato visivamente, ma... acusticamente come minimo potresti anche evitarlo, potresti darmi la scelta. Ehi, gioca in maniera sordomuta, mi piacerebbe. Comunque applica e iniziamo questo gioco, questa demo di questo videogioco. Non dovrebbe essere troppo lungo come gameplay, perché ovviamente è una demo, un assaggino. Era solo così strano. Quindi solo un po' di roba è caduta giù, non è niente di che. No, lo so, è solo, non è neanche stata colpa mia, ma mi ha mandato subito a casa dopo questo. Mi preoccupo davvero. Doveva completare il mio apprendistato oggi. E lui ha detto che l'avrebbe fatto, vero? Sì. Quindi è una buona cosa. Sì, ma non sembrava che lo intendesse. Sembrava che l'avesse detto solo per farmi uscire dall'edificio. Oh, aspetta un secondo, ho una chiamata. Moshi Moshi? Ehi, Rebecca, è Remo. Ehi, buongiorno, Mr. Delta. Se ho fatto qualcosa sbagliato oggi, No, no. Volevo solo scusarmi, lei ha fatto un ottimo lavoro. È solo che io non mi sento troppo bene. In realtà il motivo per cui sto chiamando è, lo so che è tardi, ma abbiamo solo 3 nuovi cadaveri e nessun altro che può farlo adesso. Quindi volevo chiederle se lei riuscisse a venire a prendersi cura di questa cosa. Sì, ma ne è sicuro? Voglio dire... Eccellente, lei mi farà un ottimo favore, un grande favore. Mi sono preso cura di tutto il resto. Tutto sistemato. Il suo nuovo badge e nel suo armadietto dei oggetti personali. È grande! Grazie, sto arrivando. Spero che lei starà meglio. Grazie ancora. Ci vediamo domani. Ciao. Holy shit! That was porca puttana! Era lui! Mi ha firmato il contratto, vuole che vada questa notte. Sì! Te l'ho detto! Congratulazioni! Grazie. Ora devo andare. Tipo adesso, ci sentiamo dopo. Ciao ciao! Ciao! Ok, ora di tornare seri. Dove sono le mie chiavi? Se non lo sai tu, come faccio a saperlo io? Mi piace sta cosa. Però non posso saltare, non posso abbassare. Mi posso abbassare. Un nuovo balletto. Un nuovo balletto. Le mie chiavi. Innanzitutto stai ascoltando la musica brutta, ok? Cioè, se non è come minimo la sigla di Dragon Ball, parti già male, ok? Lo devo dire. Apri. Ma tu stai scherzando? Al primo cassetto che apro riesco a trovare le chiavi. Sono queste, no? There we go. Ma sono un genio.
Volevo iniziare dall'armadietto più basso, solo che ovviamente la mia mira fa cagare. Ho aperto subito quello con le chiavi. Ma io sono un genio. Ma poi chi ti è che tiene le chiavi dentro un cassetto? Cioè, voglio dire, io le tengo di solito sul letto, sul divano, dentro un bicchiere, dentro la macchina, ovunque, basta che non siano nello stesso posto, perché sennò le chiavi si annoiano. Poi anch'io mi devo divertire cercandole. Se sono sempre nello stesso posto, poi ti annoi, no? Allora, vediamo. Caffettiera. Posso giocare con sta roba? C'era una mano! Oh, sì. Posso rubare una forchetta? No, non posso rubare una forchetta. Ah, perché mai dovrei rubare a me stesso? Domanda molto importante, Sherlock Holmes. Ah, ma abbassarmi non mi fa muovere. Abbassarmi è una roba permanente. Boh, io mi abbasso. Morirò qui. Non posso più muovermi. Sono fermo qui da 4 giorni perché il mio tasto control si è rotto. Che cosa farò? Come uscirò da qui? Come farò a raggiungere quei cereali a nutrirmi? Ho bisogno di mangiare! Comunque, basta fare i scemi. Oh! Oh! Che strano rumore, che strano rumore, che strano. Boh, così mangiamo dopo. Oh! Heart good, Luna, sono dei cereali. Il nostro obiettivo è fare i cereali più buoni del mondo. So proprio come la nonna faceva 400 anni fa. Raccogliamo le foglie cadute dai nostri alberi di quercia. In pieno autunno. E le facciamo asciugare essiccare con le mani. Per avere questo magnifico rumore croccante che tutti amiamo. Dopo aver rimosso i bastoncini, e maciniamo le nostre foglie e aggiungiamo i bastoncini di nuovo dentro. Questo processo si assicura che è lo stesso. Ma chi cazzo è che mangia le foglie? Ma mi sono perso qualcosa. Credevo che i fiocchi d'avena fossero proprio fiocchi d'avena, fossero mais al massimo. Ma veramente si mangiano le foglie oppure no? Perché sono ignorante, io non mangio spesso i cereali. Veramente i cereali sono foglie? Sul serio? E tipo questa roba non possono essere foglie. Sicuramente sono... è un cereale. Si chiamano cereali, non possono essere foglie. Stai scherzando, vero? Non dirmi che sono... Chi è che tiene il dentifricio sopra il frigorifero? Che problemi hai? Sono Megan? Com'è che mi chiamo già? Come cacchio è che mi chiamo? Megan? Ok, vabbè, non importa. Lo scopriremo più in là. Oh, perché sento pioggia? Sono già arrivato sul posto di lavoro. Ma è fantastico! Ma è fantastico! Non ho neanche dovuto guidare, ma magari fosse così. Sapete, io ci metto 20 minuti per arrivare al lavoro. Saltare quei 20 minuti di pilota automatico sarebbe fantastico. Innanzitutto esploriamo fuori sotto la pioggia. Per vedere che cosa ci aspetta. Oh, effettivamente si può vedere qualcosa in anticipo. Un lungo corridoio. Ok, è buio pesto. Oh, c'è un corpo lì. Entriamo dalla finestra. Entriamo dalla finestra, Fred! Entriamo dalla finestra! Ok. Pensavo fosse la sagoma di una persona, quell'ombra. I don't have my clipboard. No, ho solo premuto spazio perché pensavo che saltassi. Non pensavo che ti servisse. Quindi spazio, a quanto pare, è la cartellina. Ha detto, non ho la mia cartellina. Cartellina? È la parola giusta? Clipboard. Comunque... Quella lì dove si mettono i fogli pinzati e si scrive sopra. Come cacchio si chiama? Dov'è il campanellino che ho sentito? Oh, perfetto, penso che entrerò e inizierò subito col mio lavoro. Ok. Chiudi. Oh, caffè, ho bisogno di caffè. No! Mi scusi, signor Raymond! Non volevo... La telecamera mi ha visto. La telecamera mi ha visto, Frank. Spacchiamo la telecamera. Non possono avere prove contro di me. Che ho rotto la caffettiera. Porca miseria. Poi una domanda molto importante. La pausa. Il menu di pausa è vero o è finto? Punto interrogativo. So che mi spaventerò tanto, quindi ho bisogno del menu di pausa. Su visage era finto. Vediamo. Un test molto importante è questo. Ok. Visto che si ferma a metà aria è perché è una pausa vera e propria. Qui che cosa c'è? Oh, il bagno. La toilette. Oh, vedo il mio viso! È un gioco fatto con Unity, ma è fatto benissimo. Questo cos'è? Una stanza dei generatori. Ok! Abbiamo la stanza del generatore che per qualche motivo si trova in bagno. Si trova in bagno, il che non è un buon segno. Però,
Se abbiamo un generatore, è perché questo suddetto generatore presto salterà. E sono pronto a scommettere il mio computer su questo. Anzi, la foglia di fragola che ho qui sulla mia sinistra. Sono pronto a scommettere la mia Coca-Cola che questo generatore salterà. Qui. E noi dovremmo ovviamente vagare al buio, cercarlo e riaccenderlo. E una soluzione per pulire i serbatoi delle macchine da imballaggio. Quindi questo mi servirà. Ma è anche un buon drink, considerando tutte le indicazioni rosse che ci sono lì, le quattro indicazioni, tra cui cancerogeno e inquina l'ambiente, credo che faccia bene al corpo umano. Sono delle vitamine. Ok. Signore. Questo cos'è? I fogli da visita, come cacchio li chiamo? Non so neanche come cacchio chiamarli. I fogliettini da visita. Sì, so come funziona, dai. Non serve a niente il tutorial. Si scopre giocando. Mamma mia, come sei. Ah, e fiammiferi. Pensavo che quelli fossero fiammiferi. Prendiamo i fiammiferi, potrebbero servirmi. Non posso, tipo, accenderli. No? No. Cartellina. Ok, quindi adesso spazio ha senso. Questa è una cartellina. Io la chiamo cartellina, ma non so come si chiami veramente. Cartellina, cioè, come cazzo la potrebbe chiamare? Cartellina, per forza. Clipboard. Oh, fogliettino. Rebecca, quindi io sono Rebecca. Abbiamo Rebecca, Megan e il signor Raymond. Rebecca, grazie per essere venuta sotto così un breve preavviso. Il corpo è al momento dentro la stanza da imballaggio. Per favore, quando... Ah, è già pronto. Quindi, per favore, non appena... arriva, lo metto dentro la cella frigorifera e inizio con il prossimo. Ho lasciato la chiave per la stanza dell'imballaggio nel cassetto più alto del mio... della mia scrivania. Raymond, PS, non dimentichi la sua... la sua... ha un vuoto di memoria. Chiamiamola cartellina, perché non so come cazzo si chiami. Devo usare il traduttore, ma non ho il telefono a portata di mano. Boh. Quindi qua mi serve una chiave. Ah! No! Riaccendi! Suina, riaccendi sta cazzo di luce! Sei scema, sei! Oh! Siamo dentro un obitorio con la luce spenta! Lo sto scherzando, io metterei fari ovunque in questo posto. Comunque, nel cassetto più alto. Il cazzo! Signor Raymond! Lei tiene i cassetti vuoti! Ok? Vabbè, il cassetto più alto, sono deficiente io. La chiave, eccola qui. Questi cosa sono? Ho capito! Zitto! Scoprirò da solo come si gioca, ok? Non ho mai fatto un tutorial in vita mia e non ho intenzione di iniziare adesso. Punto! Opzioni! Tutorial, fuori dai coglioni! Allora, questo cos'è? Ah, un fusibile. Quindi, ciò conferma la mia teoria. Se ci sono... c'è una scatola di fusibili, con dei fusibili dentro il cassetto. Quei fusibili salteranno. Chi è lei? Oddio, c'è qualcosa che non va con questa foto. C'è proprio qualcosa che non va. Gli occhi non sono a posto. Gli occhi non sono affatto a posto. C'è qualcosa che non va con questa foto. Ma è normale? Non credo sia normale sta cosa. La rappresentazione di Cristo mi sembra piuttosto preoccupata. Sai in cosa sto andando incontro, vero? Anch'io so a cosa sto andando incontro. Ma questa roba qui è inquietante. È davvero inquietante questa roba. Calcolatrice. Boom. Calcoliamo. Quanto ci metterò a gridare? 2 minuti. Ok, perfetto. Prendiamo un fusibile? No. Ho lo spazio limitato, quindi no. Innanzitutto, i fiammiferi li teniamo. Magari mi serviranno più in là. Come si usano le chiavi? Ah, se solo avessi fatto il tutto... Vaffanculo, ok? Vaffanculo. That's not it. Zitto. Oh, guarda, senza tutorial ci sono arrivato. Oh mio Dio, forse non sono così stupido. O forse sì. No, la porta attraverso il vaso. Spacca il vaso. Non si spacca sto vaso. Si spaccherà per forza. Ok, non riesco più a raccogliere, come ho detto. Apri tutto. Deve entrare un po' d'aria e soprattutto devono entrare i ladri. Oh, no, scusi. Ma perché continuo a premere l'interruttore? Ehi, tu! A posto? Non è un po' freddo così in mutande? No? No. Allora, riporta il corpo nella cella frigorifera. Come faccio? Ah, se solo avessi fatto il tutorial. Sì. Oh, guarda. Senza tutorial. Oh mio Dio.
Signore, se lei apre... Io le garantisco che se lei osa anche solo muovere minimamente le palpebre, io le ficco uno di quei cazzotti che le stacco la testa. Ecco, le conviene, buon uomo, le conviene. Adesso devo portarti qui. In quale cella? Oh, qui c'è già qualcuno. Perdoni, scusi. Qui c'è la signorina Fabiola Ayers. Qui? Una roba così, tipo? Poi devo tirare fuori il lettino e spostarti? No. Ah, no, forse devo metterlo dal... Ok, Alford. Signorino Alford. Devo riportare... Sembrava di vedere qualcosa. Mi sembrava di vedere un gatto. Allora, no, lo devo mettere qui, ho capito. No, niente bug sonori, Frank. A posto. Rimettiamola a posto. Chiuso. Poi. Qui chi c'è? C'è nessuno. Ma dovevano esserci tre cadaveri, scusami. C'è quel quadro che non mi cosa. C'è un quadro che non mi qualcosa. Allora devo prendere la signorina Fabiola. Forza, esci. A posto, abbiamo preso Fabiola. Vediamo tutto. Vediamo tutto. Chiudiamo tutto e andiamo, Fabiola, andiamo ad esaminare il tuo corpiccino. Oh! Wow, wait, no. Non può stare qui, signora. Salve. Sembra una donna, con gli occhi rossi, minacciosi. Attiva. Tutto bene? Si sta divertendo lì? Mi sta seguendo con quegli occhi bellissimi. Oh, oddio, no, è sparito. No, cazzo, non lo scuso. Oh, mi sto cagando in mano. No, non volevo. Scusa, non spegnere questa luce per nessun motivo al mondo. Per nessun motivo al mondo spegnere questa luce. Oh, mio Dio. Sapete cosa? Forse non avrei dovuto lasciare le finestre aperte. Sono entrati degli intrusi, mi sa. Quindi chiudiamo tutto. Tac. Non ho più vie di fu. Che devo fare? Trova qualsiasi segno distintivo. Inserisci i segni nel computer, nel rapporto, e stampa il rapporto. Ok. Questo sembra un segno distintivo, vero? Un'abrasione. Ruota il braccio. Hai i palmi insolitamente rossi, ma penso sia solo perché il sangue è fluido verso le mani. Ok. Qui anche hai un segno di abrasione, vedo. Ok, questo siamo a due. Quanti ne devo cercare? Qualcosa? Non sembrerebbe avere niente. Ok, niente di che. Chest, corpo. Girala. Oh, qui c'è una specie di taglio, di graffio. Con tante unghie, devo dire. Con tantissime unghie. Poi sulla faccia, ho notato sulla guancia sinistra, destra anche, ha una specie di graffio. Qua. E poi? Posto così? Posto così? Ah no, in alto a destra c'è scritto 4 su 5. No, devo cercare qualcos'altro. Magari qui? Oh, lì c'è un neo. Ok, ho visto adesso che c'è un neo lì. È laggato un pochino. Cos'hai caricato? Ha caricato qualcosa. Ha laggato. Qui cosa c'è? Posso drogarmi? No, questo serve per bloccare la mascella, c'è scritto. Dei morti. Anche dei vivi, non per forza morti. No, l'ho preso. No, non lo volevo prendere. Mi sto cagando in mano. No, già fatto. Devo inserire la roba al computer, mi sa. Nessuno? Mi sa che è uscito dalla finestra quella cosa che ho visto prima. Però ho gli occhi insolitamente rossi, il che non mi è piaciuto per niente. Allora, per inserire le informazioni sul cadavere, clicca sul record system per aprire il programma. Guarda il clipboard, ci so. Ah, mole. Stavo leggendo mail, che significa uomo. In che senso uomo? Ok, record system. Sono sti rumori di merda. Ehi, non fare rumori strani. Finiscila. Nome. Non devo inserire il nome. Lo scrivere io? Fabiola Ayers. Età 84. Ok, pensavo di dover scrivere con la tastiera, ma niente. Abbiamo sulla testa. Non è un'abrasione. Quello non è un'abrasione, te lo garantisco. Quello è un taglio.
Allora, head. Mild abrasion. Left shoulder. Left shoulder. Abrasione lieve. No, left shoulder. Ok. Poi, right shoulder. Abbiamo una... un mole, che sarebbe un neo. Poi abbiamo sul braccio destro una contusione. Poi abbiamo sul piede destro una contusione. Sì, via. Yay! Abbiamo stampato il rapporto. Dov'è la stampante? Qui. Ehi, non fare rumori strani. Ok. I need to file the copy up front. Che vuol dire? Need to file the copy up front. Che vuol dire? Devo inserire... oh, forse ho capito. Dove c'erano tutte le cartelline, devo... mi sa che devo inserire coso. Dove c'erano tutte le cartelline. Oh! No, 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 no! Lei mi sembra sempre più preoccupato per la mia situazione, signore. Sempre più preoccupato. Time to embalm. Ok. Adesso devo imballare il corpo. Chiudi, va, chiudi tutto. Forse tengo aperto per tenere d'occhio tutto. Teniamo aperto per tenere d'occhio la situazione, va. Allora, devo controllare. In che senso devo imballare? Non ho capito. Non ho capito. Mi devi aiutare, Frank. Fai il liquido per imballare. Per imballare il corpo. Quindi mi serve glutaraldeide. Metanolo. Glutaraldeide. Metanolo. Questo cos'è? Questo è candeggina. Dove lo trovo? Questo è per pulire. Questo è formaldeide, mi pare che mi serva. Formaldeide, ok. Poi qua cosa abbiamo? Niente. Questo era la candeggina. Questo era umecant, mi pare che mi serve. Come non puoi? Nell'inventario, Frank. Ok, formaldeide. Forse sarà uno per volta qui. Così. Prendi. Prendi, mannaggia te. Prendi sto cazzo di humecant. E usalo. Ok. Humecant. Metanolo. 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 Questo cos'è? PVC tubing. Metanolo. Forbicine. Dov'è che l'ho trovato metanolo? Bisturi. Qui. Chemla, metanolo, trovato. Mettiamo anche il metanolo qui. Non mi piace sta cosa. Ah! Oh! Salve! Lei ha spento la luce, non è molto educata. Io come cazzo la riaccendo se non vedo l'interruttore? Lei se l'è chiesto come riaccendo la luce se non trovo l'interruttore? Come cacchio l'accendo? Non trovo l'interruttore, io non so dove sia l'interruttore. Ok, finora non mi è successo niente. Come faccio a farmi un po' di luce, Frank? No, non chiudo, sei scema, sei. Può chiuderti là dentro con quella roba che c'era lì. Come faccio ad accendere la luce? Questo è di qua. Davvero una paura matta a spegnere la luce qua. E non vedo alcun interruttore, porca merda. Formaldeide l'ho già messo. No, non voglio stare senza luce lì. Glutardeide mi serve, sì, eccolo qua. Non lo so come accendere la luce là. Come l'accendo la luce? Non la vedo. Non posso utilizzare... fiammiferi. Perché? Perché? Perché no? Mi serve qualcosa, una fonte di luce, minimo. Vabbè, in ogni caso. E siamo a posto. Fai un'incisione nella carotide e nella giugulare. Con uno scalpello e delle forceps. Allora. Forceps ce l'abbiamo. Perché sono sporche di sangue? Non dovrebbero essere disinfettate, Frank. Non va affatto bene sta cosa. Ok, almeno il bisturi è pulito. Almeno questo.
quel quadro veramente lì in fondo è inquietante. Adesso devo fare. Tua zia è una suina stronza. Ma scusami, si spegne quello, si spegne anche questa. Ma che cavolo, come fai a essere interconnesso? Non trovo l'interruttore comunque. Dov'è l'interruttore per accendere la luce qui? Ho paura, mi serve almeno della luce. Minimo. Porca miseria. I'm missing something. No, devo fare. I can't use that here. Come no? Oi! Ah! Oh, oh! Oi! Porca miseria! Ha messo la mano sul collo. Quando l'ho tagliata, ha messo la mano sul collo sta suina. Ehi, tutto bene, sorella? Vuoi entrare? Ti faccio entrare, eh? Dovevi stare sul letto, non devi stare così. Oh mio Dio! Ho i brividi, cazzo, ho i brividi. Questa porta è socchiusa. Cosa vi ho insegnato? Le porte sono chiuse, non promettono mai nulla di buono! Mai nulla di buono! Buongiorno! Vieni qui, stronzo. Ah, no, no, non venire qui! No, 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 no. Stai calmo, Frank, è solo un gioco. Stronza, sei ancora lì tu? Non dovevi tornare sul letto? Oh, no, no, questo non è un buon... Aie! Aie, 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 aie. Io sarei già saltato dalla finestra 4 volte, l'avrei sfondata a morsi, l'avrei sfondata. Ve lo garantisco. Devo esaminare questo cerchio che è palesemente un segno di evocazione di un demone. Sta arrivando. Eh? Sta arrivando alla mia casa, qualcosa del genere. Fuoco e polvere, oh mio Dio. Troppo silenzio. Troppo silenzio! E si spegnerà la luce, ma fa lo schiocco di dita e si spegne la luce. No, no! È inutile che mi fai così con la mano, non vengo lì. Puoi attaccarti a sto pisello. No, 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 io là non ci vado. E mi sa che ci devo andare. Ok, neanche la luce si spegne. Volevo fargli la burla, volevo giocare al suo stesso gioco. Del tipo, se spengo la luce prima di te non puoi farmi questo dispetto. Ma è più furbo di me. Mi impedisce di spegnere la luce. Devo avvicinarmi per forza, mi sa. È una mano un po' imbrattata di sangue. Si chiude la... No, mio Dio. Oh, mio Dio. Sto gridando come un animale. Dove cavolo sono finito? No, no, non ci vado, giovane Rebecca. No, non ci vado. Ti odio, per favore, no. No. Le grida spariscono da lontano. What? E cosa? They've done an increase for you, so that's hanno fatto un incremento per lei, quindi vuol dire 3 mg. Mi faccia sapere se ha altre domande, ok? Thank you. Va bene. Ok, è stata sottoposta a dei trattamenti medici. Un incremento di 3 mg, qualsiasi cosa significhi. È in riabilitazione, Rebecca? Poi, mi manchi così tanto. Non mi frega più niente di tutto il resto. Voglio essere qui con te, per favore, solo. Ti amo. Quindi la mia idea è che probabilmente... Probabilmente... Oh, qui c'è qualcosa, cos'è? Un gettone, questo è il mio gettone. Unità, recupero, se... Servizio. Unità di recupero. Prendilo. Perché lo lasci così? Allora, la mia idea è che non voleva andare da qualche parte, ha litigato con il suo fidanzato è morto subito dopo e sostiene che sia colpa sua se quel suo fidanzato sia morto. Ha cercato sfogo nella preghiera, nei medicinali, è stata sottoposta a una terapia che non ha funzionato. Qualcuno mi faccia uscire da qui. Mi uccideranno! Fermi, fermi, fatemi uscire! Penso che sia finita in psichiatria, che ha bisogno di aiuto. Cos'è questa roba? Una specie di disco con dei marchi. Ci sono 4 spazi vuoti. Non sto sentendo niente. Ho sentito qualcosa su una chiamata, ma non ho capito.
Non sto capendo niente. Poi! I'm sorry. Mi dispiace. Ha tentato. L'hai ucciso, Rebecca. Oi! No. Quindi sono i suoi sensi di colpa. Lei probabilmente. Il suo fidanzato è morto per colpa sua e lei si ritiene colpevole. Oh, porca merda. Oi! E mi è comparso davanti sto suino. Oh, cazzo, no. Questo gioco veramente è troppo. È troppo. Devo continuare? Fai un'incisione sulla carotide. Ma ti sei difesa prima. Mi sembrava molto arrabbiata per l'incisione sulla carotide della signorina. Oh. Ok. Vado a mettere questo. Fatto. Fatto. Niente creature strane? No? Posto? Siamo felici? Io alla comparsa già di quel coso sarei già a casa. Sarei già fuori di qui da un mese. Tubing Blee, quindi devo mettere dei tubi. I tubi li avevo visti qui, tipo, se non sbaglio. Sì. Devo metterli qui. Come faccio a spostare la roba da qui a qui? No, non dire cazzate, è qui che lo devo mettere. Ok. Poi? Niente mostri? No? Posto? Siamo felici? Beh, felici non credo, se no non sareste qui. Ma mi chiedo se sia il corpo che sia posseduto oppure sia il posto che è posseduto. Come stavo raccontando di quei film, praticamente uno vede padre e figlio che lavorano in questo obitorio e... Ora in questo obitorio all'improvviso viene trovata dallo sceriffo della città viene trovato un cadavere di questa donna sconosciuta, senza alcun segno di come dire, non le hanno fatto in alcun modo, però è morta, molto giovane, però è morta in qualche modo, senza alcuna cicatrice, alcun segno di proiettile, foro, niente. E la portano dentro questo obitorio, ovviamente il corpo è maledetto e più vanno avanti nell'indagine a scoprire cos'ha che non va quel corpo. Una chiave. Ehi, mi si è bloccato l'inventario. Mi si è bloccato l'inventario. Mi si è bloccato il gioco. Mi si è bloccato il gioco. Cosa? Ehi, mi si è bloccato il gioco, non riesco più a muovere il mouse. Ma porca miseria, stai scherzando? That's not it. Che sta succedendo? Il mio inventario. Devo droppare? Non riesco più a muovere la visuale. Mi si è bloccata la visuale. Devo giocare da capo. Dimmi che mi hai salvato. Dimmi che... Oh mio Dio, devo rifare tutto. Devo rifare tutto. Stai scherzando, vero? Stai scherzando, vero? Dimmi che mi hai salvato. It was just really weird. Ci rivediamo tra 5 minuti. Non ci rivediamo tra 5 minuti, perché ho notato che è cambiato, è random generator, perché nell'altro ho trovato le chiavi qui, adesso sono qui. Hai capito? Le chiavi erano... Hai capito? È random. Mi ha spostato le chiavi. Ok. Andiamo direttamente subito a fare tutto, per non perdere tempo. Ok. Ok, cosa devo fare, tipo? Tu sei davvero inquietante, porca miseria. Sei una roba assurda. Devo prendere le chiavi. Per rifarmi tutto da capo, ma porca pupazza. Mi serve questa. Qua ci sono state... Sì, no, qua non serve a niente. Devo utilizzare la chiave qui. Ok. Qui non apro, stavolta non apro, non mi faccio fregare, stavolta chiudo pure la porta, vaffanculo. Devo portare questo nella camera. Anche la cicatrice, sono sicurissimo che lui non avesse una cicatrice sulla fronte, sono sicurissimo. E neanche un corvo sul piede. È comparso un corvo su un piede. Vedete che sul piede destro è comparso un corvo? Quindi è random generator. Carina come cosa, carino come concetto. Ogni partita sarà diversa. Anche i nomi sono cambiati. Maurice Annie. Non si chiamava così.
Adesso non mi ricordo i suoi nomi, i loro nomi, però mi si è buggato il gioco. Mannaggia te se mi devo rifare tutto. Mannaggia te se mi devo rifare tutto perché mi si è buggato il gioco. Dai! Dudi! Dai! Sbrigati! Continuo a guardare che magari stavolta mi compare prima. Voglio vedere la sola comparsa. Voglio beccarla in fragrante la suina. Voglio beccarla in fragrante. Non sta comparendo? Cosa? Stavolta non è comparsa. Stavolta non è comparsa. Ah, era la mia ombra, mannaggia te. Ok, almeno abbiamo visto dove è l'interruttore. Sì, però più meno visibile, no, eh. Non c'è tipo un'impostazione per la gamma. Gamma, 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 gamma. No. Oh, rimettiamola qui. All right, let's check you out. Quindi anche gli spaventi sono random generator. Allora, qui c'è un'abrasione. Anche lei è cambiata comunque. Qui ce n'è un'altra. No, devo andare dall'altra. Oh, oh, qui ce n'è un'altra, guardate qui. Oh! Anche gli spaventi sono random. Ok, anche gli spaventi sono random. Ne devo trovare 6, ma vaffanpupo. Prima erano 5, me lo ricordo. Oh mio Dio. Vaffanpupo. Ok. Mano. Ruota. Ok. Ruota qui. Ok, c'è, qui c'è un neo sul muso. Qui c'è un altro neo. Neo sul muso. Ho davvero paura. Ok. Posto? A posto, 6 su 6. A posto, siamo tutti contenti. Inserisci, ok. Record system. Nome. Anni, età, 83, abbiamo sulla faccia un neo, sul braccio destro abbiamo un'abrasione, sulla spalla sinistra abbiamo un neo, ok, contusione, contusione, no, left shoulder, sono pure io cretino, right leg, contusione, ok, a posto, 1, 2, 3, 4, 5, la sesta qual è? Left arm, contusione. Submit. Yay! Ce l'abbiamo fatta. Posto? Ovviamente prima mi si era proprio spenta la luce, quindi. Ok, andiamo. Tutto. Allora, mettiamo il rapporto qui. Time to embalm. Hai cambiato anche la posizione? No, non è cambiato. Si è aperta la porta principale. Ho sentito la porta principale aprirsi. Ho sentito la porta principale aprirsi. Oh mio Dio. Oh, lei è molto preoccupato. Eh sì. Oh, ho dimenticato di bere il mio caffè. Firma tutto, brutto stronzo. Firma tutto. Oh mio Dio. A questo, ok, poi metanolo, il metanolo era tipo qui se non sbaglio. Questo? Oh, il mio bench. Rebecca Dwens, la posso raccogliere, scusami, tipo, paura che mi compaia qualcosa all'improvviso. Dov'è? Questo è Raymond. Raymond, cioè avevi la faccia da nero, non da bianco. La voce era da nero, senza essere razzisti. Aveva la voce da uomo di colore, dai. Non puoi rovinarmi così un sogno. L'immagine che mi sono fatto di quella persona, non puoi. Adesso devo aprire il collo, tipo.
Non mi serve un bisturi. È un bisturi. E un bisturi è un coso. Adesso preparatevi allo spavento. Ah, oh, mi sono spaventato. Oh mio Dio, mi aiuti. Oh no, mi sono cagato in mano. Ma sta sorridendo la stronza. Sì, sta sorridendo. Sta sorridendo, me ne sono accorto adesso che sta sorridendo. Prima non l'ho visto. Sei contenta di stare nuda sotto la pioggia? Buon per te. Buon per te. Ehi, amica mia. Mamma mia. Cioè, nonostante io sappia che cosa sta per succedere, veramente è una roba inquietante. È una roba inquietante. Vieni qui. Porca miseria. Porca miseria, che paura che mette sto gioco. Allora, ascoltiamo bene. No, no, non ci voglio andare. Ti odio, per favore, no. Ma adesso mi chiedo se sia morto il suo fidanzato o tipo un suo parente. Penso un fidanzato, sarebbe molto più romantica. What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Let me know if you have any questions. Thank you so much. Ok. Non so neanche se lo devo sapere. Mannaggia, ma questo mi ha spaventato. Questo mi ha spaventato. Totto. E Rebecca cadrà dal cielo. Ok. Oh, sento ancora le voci. Oh. Comunque alla fine vi stavo raccontando del film di questo ragazzo col suo padre che faceva che lavorava all'obitorio e praticamente mentre esaminano questo corpo iniziano a succedere degli eventi paranormali. Ma proprio uguali a questo, praticamente. Qua è stato un po' troppo avventato. Stanno succedendo un po' troppo in fretta, ma solo perché è una demo. È un po' troppo affrettato. Ma inizia a succedere queste cose e loro cercano di capire il perché. Ovviamente sono un po' scettici, ma alla fine finiscono per crederci tutti e due. Ovviamente quando tutti i protagonisti finiscono per credere alla storia, sapete come va a finire. Non vi do neanche... Oh, di nuovo! Stavolta non ho paura di te. Ah! Oddio! No! Sono un cretino, sono. Oh, stavolta non ho paura di te. Stavolta non ho paura di te. Eh? È vero che questa volta non è comparso il tipo bianco qua. Come vi stavo dicendo è che inizia questa avventura di questi signori. Non riesco neanche più a raccontarvi il film. Oh, e comunque alla fine si capisce che è tutta un'allucinazione provocata da questo strano corpo che si diverte a farsi beffa di loro e... Ovviamente c'è il brutto finale alla fine. Muoiono tutte e due perché finiscono per credere a questa cosa. Muoiono tutte e due, la polizia non si riesce a spiegare niente. Ovviamente il corpo vissezionato torna normale perché a quanto pare quel corpo si curava con uccidendo tutti gli altri. Tutte le persone con cui interagiva. E niente, è un film abbastanza carino, però il finale di merda veramente mi ha depresso. Non mi piacciono i film con i finali di merda, perché, come dire, se io mi guardo un film horror, dedico il mio tempo a guardare questa cazzata. Per carità, ci metto le mie 2 ore, le mie 3 ore, le mie 4 ore, ma se vedo questo povero protagonista, questo povero Cristo che si dimena come un maiale per cercare di sopravvivere in questo mondo, con i fantasmi, con serial killer e tutto, e poi finisce male. Allora a me sembra che tutto il tempo che ho dedicato a vedere il film è sprecato. Poi no, nella vita non finisce mai tutto bene. No, me ne frega un cazzo, perché un film è un film. Mi sto isolando dal mondo reale, proprio per questo che mi guardo i film, non per vedere il mondo reale. Se voglio vedere il mondo reale, esco fuori al balcone e guardo il mondo reale. Ma se voglio vedere un film, voglio che ci sia almeno un lieto fine. Se no, mi sento male, mi dà fastidio e considero il mio tempo sprecato. Io sono così, mi dispiace. Quindi se sto gioco finisce male, mi dà fastidio. Visage infatti mi è piaciuto perché alla fine, nonostante tutto, nonostante lui sia stato suicida, abbia ucciso la sua famiglia, c'è comunque il bel finale nel gioco. Questo mi è piaciuto davvero tanto. Invece, quando finisce male un gioco horror, un film, mi dà proprio fastidio. Considero il mio tempo sprecato.
Io ho sempre paura che compaia la bestia lì. Devo giocare al computer nel frattempo, no? C'era un'altra app, tra l'altro. Aspetta, c'era questo qui, Night Shift. The system is only for... è solo per le persone addette al... che hanno i diritti di accedere. Dove lo trovo? Ah, sono 6. Ok. Oh, 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 12:15. Figurati. Non lo so quale sia la combinazione. Tanto quella roba andrà avanti per un po'. Oppure la devo fermare perché il sangue non ne sta più uscendo. Mi sa che la devo fermare. Ok, la devo solo fermare. Poi? Togli più i... stavolta mi è spaventato di nuovo. Suino. Suino. Allora, devo togliere i tubi. Toglili. Togli questo. Ah, l'ho già richiuso così. Proprio semplice, semplice. Bello. Riempi il vuoto con il fluido. Ok. Eviti fluid. Aspetta. Ok, devo tipo inserire qualcosa nella cavità addominale. Non so che cosa sia. Questo? Mi sa che è questo, sì. Cavità fluido. Trocar. Trocar. I can't use that here. I'm missing something. Devo aprirla di nuovo. Devo aprirlo di nuovo. Ok, forse devo prendere un altro bisturi. Ok, forse una roba così devo fare. Riempi un vuoto reservoir bugs con il liquido della cavità. Poi inserisci il trocar. E non so dove trovarlo questo coso. Non ho la più pallida idea di dove trovarlo. Qua? No. È un empty EV bug. Non so dove trovarlo. Questa tua empty EV bug. Sai come non lavoro qui da molto. Ah, eccola qua. Provata. Devo riempirla con il fluido. Quindi questo qui. No, questa qui. Ok. Posto. Incisione. Che devo fare? Devo fare una roba così. Ah, stai facendo tutto tu? No, 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 ok. No, devo continuare. Ok. Oh, secondo me tra un po' si muoverà il corpo. Oppure non appena alzerò la testa, lei mi starà a fissare, qualcosa del genere. Ne sono sicurissimo. È troppo un servito su un piatto d'argento questo jumpscare, diciamo. È troppo servito su un piatto d'argento un jumpscare così. Ne sono sicurissimo che adesso si muoverà. Oppure si spegne la luce, non me la ritrovo di nuovo sul tavolo operatorio, ma la ritrovo, non lo so, a ballarmi la macarena dentro l'inceneritore, qualcosa del genere. Io un corpo così l'avrei già buttato nell'inceneritore. Avrei detto al mio datore di lavoro: eh no, eccola, eccola. Ok, mi sta un po' laggando il gioco, lo devo ammettere. Avrei detto al mio datore di lavoro: scusami, ho letto male il rapporto, ho letto che dovevo incenerirla. Cioè, c'erano due lettere scritte male, mi sembrava inceneriscila invece di sezionala, fai un rapporto. No, io ho solo letto inceneriscila, mi sono confuso, dottore. Mi perdoni. La prego, sono nuovo, sono appena stato assunto. C'è troppo silenzio. C'è troppo silenzio, però mi hanno insegnato mai a guardare indietro, ma io sono curioso. Ok, una croce al contrario, non è mai un buon segno. Invece... Dio ti ha abbandonato, c'è scritto. Un'altra croce al contrario. Invece l'altro film che avevo visto era tipo una specie di ragazza che ha dovuto convivere con la perdita di non mi ricordo chi, del suo collega sul posto di lavoro, era una poliziotta, e ha dovuto affrontare la depressione attraverso... Posso tornare indietro? Attraverso i farmaci antidepressivi, e poi alla fine è finita per...
per diventarne dipendente. Finisce per lavorare in questo obitorio dove pensa di avere le allucinazioni per colpa delle medicine, però alla fine scopre che è veramente... È da brividi. È da brividi sto cazzo di gioco. No, no, forse il 2 agosto non compro proprio un cazzo. Non compro proprio niente il 2 di agosto. No, 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 no. Suina che non sei altro. Però almeno quello aveva un bel finale. A differenza di quello dei due del padre del figlio. Almeno quello avevo... Non riesco neanche più a parlare, ho la lingua moscia per questo gioco. Oh mio Dio. Poi cosa ti devo dire? Posto? Cleaner dentro la pompa. Ok, abbiamo il cleaner, questo qui penso. Dentro la pompa. Posto? Devo aspettare che si pulisca. Sono nel mio posto sicuro, qua non mi può succedere niente. Devo solo aspettare, vero? Qui è tutto, va. Oh. Ah, ho sentito una porta chiudersi, aprirsi, non lo so. Oh mio Dio. Almeno quello della poliziotta aveva un bel finale, dicevo, quindi mi è piaciuto. Non era un film chissà cosa, per carità, però almeno aveva un bel finale. Per me quel che importa è il bel finale. Riportalo nella sua cella frigorifera. Non ti muovere, eh. Se... The door is open. The four seals have marked my coming. Ok. The halls of Satan echo my return. Ah, buono a sapersi. Hai gli occhi particolari. Mi ricordi un po' coso. Mi ricordi un po' coso. Ok, posso... La è chiusa. Neanche un sigillo. Il mio nome è così lontano. Introvabile. Praticamente, se avete visto, non posso mettere neanche in pausa. Non ho alcun legame se non questo corpo debole e marcio. Che cavolo vuoi? Ma io ti saccanerei di botte. Non fai paura a niente. Non fai paura a nessuno. Ok, perché sei morta. Buono a sapersi, posso buttarti nell'inceneritore? Ho il mio premio. Ok. Sono io il tuo premio? Spero proprio di no. Oh mio Dio, sta uscendo un demone da dentro di lei. Oh, porca miseria. Preparatevi al jumpscare? Ciao bello! Vabbè, si fa per dire. Penso l'abbia capito che fossi ironico quando l'ho detto. Dai, sbrigati a spaventarmi. Muoviti, vaffanculo. Lo sapevo, mi sono spaventato lo stesso. Cazzo, lo sapevo. Porca merda. E niente gente, questo è stato The Mortuary Assistant. Il necroforo, il necrofilo. No, è necroforo, è il, non mi ricordo neanche la battuta iniziale. Porca miseria, quella che avevo detto all'inizio. Assistente di quello che lavora all'obitorio. Questo è stato il nostro gioco. Mi auguro vi sia piaciuto. Ovviamente tornerò il 2 agosto con il gioco ufficiale, perché veramente, come demo, mi ha preso. Mi ha fatto venire i brividi non poche volte, lo ammetto. Quindi, salutiamoci qui per ora. Ricordate di lasciare un commento, un like, iscrivervi al canale, magari condividere con i vostri amici. Mi auguro di vedervi nelle prossime serie o comunque qualsiasi altro videogioco. Potete sostenermi guardandovi anche quelle. Vi auguro una bellissima serata e... Bella bella!